tu hai fatto un'operazione che stanno facendo comunque anche in altri youtuber e persone popolari del web, cioè dal web ritornare al libro scritto. Beh, la mia è leggermente diversa per il fatto che non ho voluto utilizzare il mio nome d'arte per vendere di più, per il fatto che comunque sulla copertina c'è scritto Favij. Non nasce proprio come libro da youtuber, quindi non parla del fatto come ho iniziato a fare video, perché lo faccio, come lo faccio, bla bla bla. È proprio un romanzo e spero che i miei fan piaccia e che possano apprezzare anche persone, insomma, fuori dal web. Cosa pensi dell'influenza di internet su tutti i livelli? Politico, un Di Maio, un Salvini che sono sempre onnipresenti sui social, o le fake news? Beh, io penso che comunque la politica di Salvini, Di Maio, si basi molto sul web, perché oggi la comunicazione 2.0 è assolutamente il web, ossia quelli più young che sono stati abituati sin da piccoli a parlare il linguaggio del web oggigiorno, sia gli adulti che si sono dovuti adattare. Oggi se parli sul web parli al mondo intero, quindi non è più un'aggiunta per la propaganda politica, per lo sponsor di un prodotto anche. Se vai sul web parli a tutti, non è più come prima, funziona praticamente quasi più della televisione, quindi non mi stupisce che Salvini, Di Maio, comunque chi per lì, utilizzi il web appunto per fare, per esprimere le proprie idee, per raccogliere il proprio pubblico e via dicendo. Sono qua per il lancio della nuova Smemo e è una grande emozione essere qui per noi, torniamo dopo tanti anni, quindi è sempre bello venire qui a Torino. Cosa pensate della regolamentazione di cui si discute rispetto ad internet, cioè il fatto che ci vogliano maggiori regole sulle fake news, dell'influenza che ha avuto anche sulle elezioni politiche? Sicuramente va regolamentato adesso, le fake news sono un grosso problema, perché tante persone ci cascano e quindi prendono per vere notizie che magari non lo sono, e questo può influenzare la loro idea sia politica ma non solo politica. Siete mai cascati su una fake news? A volte sì, capita. Importante dovrebbe essere anche la formazione, magari facendo dei corsi ad hoc per le persone che si avvicinano o si approcciano a internet e nel mondo del digital per la prima volta. Dei corsi di formazione potrebbero aiutare anche a distinguere quello che può essere una fake news da quello che invece non lo è. Sentite questa responsabilità comunque verso le persone che vi seguono? Beh sì, assolutamente. Nel tempo anche noi siamo cresciuti con i nostri follower, per cui abbiamo capito anche maturando che abbiamo una responsabilità nei loro confronti, per cui noi naturalmente tentiamo sempre di distaccare la realtà, cerchiamo di censurarci il meno possibile, però abbiamo un rispetto etico anche delle persone che ci seguono e cerchiamo sempre di dare un messaggio positivo a tutti quelli che ci seguono. Sì, perché adesso ci sono tanti anche bambini, ragazzini piccoli su YouTube e quindi bisogna avere un'attenzione maggiore, insomma, anche nel linguaggio, nei contenuti, ma noi cerchiamo sempre di trovare la giusta via di mezzo tra quello che vogliamo trasmettere e quello che può piacere al pubblico che ci guarda.